Ma l'Europa ha un vantaggio competitivo su una partita come questa che è eccezionale, perché l'Europa è la sede della cultura più interessante in termini di impresa. L'Europa, come sapete, è rispetto ad altri, agli altri continenti, un paese, è un continente relativamente povero dal punto di vista delle materie prime. Non abbiamo la forza di altre aree del mondo, dal punto di vista delle materie prime, quindi l'Europa è stata costretta storicamente ad avvalersi della genialità e della capacità produttiva delle persone. La nostra materia prima, l'Italia è un esempio classico da questo punto di vista. La nostra forza, il nostro vantaggio competitivo è sempre stata l'abilità delle persone. Noi vendiamo quello che produciamo, non vendiamo tendenzialmente quello che estraiamo. E questo ci ha storicamente costretti ad avvalerci di una materia prima molto particolare che è la nostra intelligenza e la nostra libertà soprattutto, cioè la nostra capacità di generare valore avvalendoci della nostra familiarità nel rapporto con ciò che ci circonda, perché le idee nascono da un rapporto sano tra il soggetto e ciò che lo circonda.